Senti, io ho conosciuto Beppe nel 1963, quindi ormai 60 anni fa. Era il mio insegnante di educazione fisica all'Istituto Chimici. E con lui ho cominciato la mia attività sportiva, con la pallavolo. Lui si era inventato il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco. Abbiamo cominciato a fare la pallavolo che all'epoca era proprio ai primi passi e ci ha trascinato tutti. Nelle parole di Ivo Sodi, il ricordo di Giuseppe Pasquini per tutti, il prof scomparso all'età di 88 anni, una vita intera dedicata allo sport, in particolare al suo amore più grande, la ginnastica, prima come atleta, poi come insegnante e infine come dirigente. Il professore si legge in un ricordo stilato proprio da Federginnastica, di cui Pasquini è stato vicepresidente, era stato ginnasta alla Petrarca di Arezzo, poi insegnante, quindi fondatore e protagonista della grande storia dei Vigili del Fuoco di Arezzo con la pallavolo e la ginnastica. Con lui sono passati dalla palestra dei Via degli Accolti centinaia e centinaia di ragazzi che hanno fatto ginnastica, ginnastica artistica, pallavolo, pesi. È stato un mondo che lui ha letteralmente inventato. È stata una persona fantastica. Per me è stato un punto di riferimento in tutta la mia vita. È stato anche accompagnatore ufficiale alle Olimpiadi e ai Mondiali di molte squadre nazionali, tra cui quelle storiche di cui facevano parte Yuri Chechi e Igor Cassina. Giuseppe Pasquini è stato per 10 anni consigliere federale della ginnastica artistica. È stato vicepresidente della Federazione della Ginnastica Artistica a fianco di grandi. Lui è andato alle Olimpiadi di Barcellona come capo delegazione della ginnastica artistica, ha accompagnato i grandi della nostra ginnastica, da Yuri Chechi alla Vanessa Ferrari, campione del mondo. Lui era l'accompagnatore ufficiale della nazionale, quindi ha vissuto trasferte straordinarie in Cina, Sudafrica, America, tutta Europa, e quando tornava era un piacere ascoltarlo perché ci raccontava tutte queste sue vicende, queste sue storie. È stato un grande con tutti, con tutte le persone che lo hanno avvicinato, che lo hanno frequentato. Io credo che è una persona che ha abbracciato generazioni, babbi, figlioli, nipoti. Chi non conosce Beppe Pasquini? Il nostro sindaco Alessandro Ghinelli è stato un suo atleta e ancora oggi lo ricorda sempre con grandissima passione. È una persona che secondo me non morirà mai, perché il suo spirito ce lo porteremo dietro. La camera ardente è stata allestita presso la Misericordia di Arezzo e i funerali si svolgeranno giovedì 20 luglio alle 10:30 presso la chiesa del Sacro Cuore in piazza Giotto ad Arezzo.